Ciao, io sono Emanuele Vietti e ti do il benvenuto in X-Camp, il corso Excel che non c'era. Questo è il primo livello della parte teorica del corso. X-Camp è diviso in 10 livelli che trovi nella playlist linkata nelle schede e nel commento di questo video. Seguendo l'ordine completerai un percorso graduale e approfondito che ti porterà a padroneggiare Excel in modo professionale. Questo è esattamente il corso che avrei voluto io quando mi sono trovato davanti per la prima volta una cartella di lavoro di Excel. E in più? Vuoi fare pratica? Benissimo! Ritengo sia il modo migliore per acquisire una reale competenza su Excel. Per questo ho creato 100 esercizi da accompagnare i tutorial, grazie al grande sostegno della community di questo canale. Trovi il link con tutte le informazioni sulla parte pratica di X-Camp nella descrizione di questo video. Fate attenzione a quando comparirà questo segnale. La funzionalità esposta vi tornerà utile nella soluzione degli esercizi pratici del corso. E adesso iniziamo! Ed ecco gli obiettivi di questo primo livello. In primo luogo andremo ad acquisire familiarità con l'interfaccia dell'applicativo, perché è importante conoscere dove cercare le diverse funzionalità del programma. In secondo luogo andremo a comprendere le logiche della gestione dei dati e imparare a gestire le basi della formattazione. Date, numeri, testi. Ogni tipo di dati viene gestito in modo specifico e sveleremo anche alcuni trucchi e segreti. Inoltre, ci poniamo l'obiettivo di padroneggiare la cartella di lavoro per lavorare in modo più efficiente. L'inserimento dei dati, la modifica, le scorciatoie di tastiera, opzioni di visualizzazione della cartella e del foglio, le note, i commenti, sono tutti strumenti che ci possono tornare molto utili e semplificare il lavoro quotidiano su Excel. Il quarto obiettivo sarà approfondire le funzionalità della visualizzazione backstage. Questa scheda nasconde alcune meraviglie poco conosciute, ma spesso utilissime. Infine, cercheremo di gestire i collegamenti e le prime formule, anche tra fogli e cartelle distinte. Sembrano tutte funzioni molto base, ma ho cercato di raccogliere diverse curiosità e trucchetti che potranno tornare utili e stupire anche l'utente più esperto. Quindi, anche se conosci già Excel, potrebbe valer la pena seguire anche il primo livello di questo corso. Questo livello sarà diviso in due video, in quanto i contenuti sono veramente tanti. Ma adesso incominciamo! In questa prima sezione iniziamo a conoscere l'interfaccia dell'applicativo, che si divide in 5 sezioni: la testata, la barra multifunzione, la barra della formula, l'area del foglio di lavoro e la barra di stato. Come si presentano, i loro segreti e come eventualmente andare a personalizzarle. All'apertura di una cartella di lavoro di Excel, il programma si presenta con questa interfaccia. Possiamo individuare 5 sezioni principali. Abbiamo la testata, la barra multifunzione che racchiude tutti i comandi del programma, la barra della formula, il foglio di lavoro o almeno la porzione visualizzabile del foglio di lavoro e la barra di stato. A seconda della versione di Excel installata nei vostri computer, potrebbero esserci dei leggeri cambiamenti appunto nell'interfaccia grafica. La mia versione è Microsoft 365, il prodotto in abbonamento, che è stata introdotta negli ultimi anni e viene sempre aggiornata con l'ultima versione rilasciata. Per scoprire la versione del vostro programma, occorre andare in File, Account, e nella sezione informazioni sui prodotti viene indicata appunto la versione. Le versioni di Excel sono diverse. Tralasciando la parte relativa alla versione 365, abbiamo la versione 2019, 2016, 2013 e poi, andando ancora più indietro nel tempo, la versione 2010, 2007 e 2003. Ogni edizione varia in termini di funzionalità, principalmente funzionalità aggiunte, quasi mai eliminate, e aspetto grafico. Andiamo ad approfondire quelli che sono i contenuti delle singole sezioni. Nella testata troviamo la sezione relativa al salvataggio automatico, che è disponibile solo ed esclusivamente per la versione Office 365.
Questo permette di attivare il salvataggio automatico che avviene ogni volta che viene modificato il file, qualora il file sia salvato o su OneDrive di Microsoft o comunque su servizi cloud, come ad esempio SharePoint. Il salvataggio automatico, così come anche questi altri comandi, il salvataggio annulla l'ultima operazione e ripeti l'ultima operazione, fanno parte della cosiddetta barra di accesso rapido. In questa barra possiamo andare ad inserire o eventualmente eliminare i comandi che riteniamo più utili e che vogliamo avere sempre a portata di clic. Troviamo poi il nome del file. Se clicchiamo appunto sul nome della cartella di lavoro, comparirà la posizione in cui è salvata e nel caso in cui il file sia salvato con l'opzione di salvataggio automatico attiva, troveremo le diverse versioni che sono storicizzate e possono essere recuperate. Troviamo poi la barra di ricerca che nelle versioni precedenti di Excel riportava la scritta cosa vuoi fare. All'interno della barra di ricerca possiamo andare a scrivere delle parole per ottenere dei suggerimenti. Ad esempio, se scrivo somma, lui mi propone quella che secondo lui è l'azione migliore, ossia in questo caso l'utilizzo della funzione somma. Poi un elenco di azioni che in qualche modo sono riconducibili alla stringa che stiamo ricercando e poi possiamo accedere a quella che è la guida di Office o accedendo a una specifica funzionalità, ad esempio voglio vedere la funzione somma e i parametri con cui deve essere impostata, sarà sufficiente cliccare qua, si aprirà il riquadro della guida, insomma con tutte le indicazioni appunto della funzione somma. Oppure, più semplicemente, possiamo andare a cliccare sul insieme dei risultati per sempre aprire il riquadro della guida, ma poter selezionare quelle che sono le opzioni che vogliamo visualizzare. Sempre all'interno della barra di ricerca possiamo ricercare quella stringa all'interno del documento, ad esempio se io clicco trova nel documento, attiva l'opzione trova e sostituisci che vedremo più avanti e la imposta per andare appunto a ricercare la cella che contiene quella stringa, in questo caso appunto la funzione somma, ma troverebbe anche tutte quelle celle che nel testo contengono la parola somma. Ultima opzione che troviamo sempre all'interno della barra di ricerca è quella di visualizzare altri risultati per somma. Questo apre il riquadro cerca che va a ricercare quella parola all'interno del web attraverso l'utilizzo del motore di ricerca Bing di Microsoft ed è un pochino come se andassimo a ricercare una parola su Google ottenendo vari risultati più o meno pertinenti a quella che è la nostra ricerca. La barra di ricerca può essere visualizzata estesa in questo modo oppure si può decidere di andarla a comprimere se ci dà fastidio che, insomma, di visualizzarla sempre aperta, lasciando magari più spazio alla casella che permette di visualizzare il nome del file. Per modificare questa impostazione bisogna andare in File, Opzioni. Nella sezione generale troviamo il comando comprimere la casella di ricerca di Microsoft per impostazione predefinita. Dando l'ok vedete che la casella di ricerca non compare più, compare solo la lente di ingrandimento, sarà sufficiente cliccarci sopra per veder ricomparire la nostra casella di ricerca. Più sulla destra troviamo il nome dell'account con cui si è effettuato il login all'interno dell'applicativo, troviamo un comando di opzione di visualizzazione della barra multifunzione. Agendo su questo comando possiamo andare a nascondere la barra multifunzione, perciò visualizzare nella sua massima estensione il foglio di lavoro. Possiamo mostrare le schede, perciò visualizzare solo le singole schede senza i comandi, sarà sufficiente cliccare sulla singola scheda per visualizzarne i comandi, oppure possiamo visualizzare schede e comandi. La stessa funzionalità sono accessibili anche con un semplice clic sul nome della scheda. Se vado su Home e faccio un doppio clic, vedete che la barra multifunzione si richiude. Facendo di nuovo un doppio clic, vedete che si riapre e rimane aperta.
Allo stesso modo possiamo agire su questo comando che troviamo in basso a destra sulla barra multifunzione, il comprimi barra multifunzione. Cliccando si va a comprimere la barra multifunzione, riaprendola e andando a cliccare sul segno della puntina andiamo nuovamente a fissarla. Perciò ci sono sostanzialmente tre modi per gestire la visualizzazione della barra multifunzione. Alla fine troviamo i comandi che permettono di iconizzare, di ridimensionare e di chiudere il file. Subito sotto troviamo il comando che permette di attivare le opzioni di condivisione. Questo comando è disponibile dalla versione 2016 di Excel e permette di condividere un file con altri utenti, a patto che sia salvato su OneDrive, ossia sul servizio cloud di Microsoft. A questo punto sarà possibile consentire l'accesso ad altri utenti o in sola lettura o anche in modifica, definendo anche una scadenza a tale accesso. Inoltre sarà possibile, sempre attraverso questo comando, allegare una copia della cartella di lavoro a un messaggio di posta elettronica o convertirlo in PDF per allegarlo a un messaggio di posta elettronica. A fianco troviamo il comando che ci permette di accedere al riquadro commenti, all'interno del quale è possibile inserire dei commenti alle singole celle o alla cartella di lavoro. I commenti sono disponibili dalla versione 365 di Excel e differiscono dalle note che possono essere inserite all'interno della cartella di lavoro. Ritorneremo su commenti e note alla fine della lezione di oggi. L'ultimo comando riguarda il feedback. Cliccando sull'icona dello smile si aprirà la finestra feedback a Microsoft, in cui è possibile indicare a Microsoft se ci è piaciuto qualcosa, non ci è piaciuto o se abbiamo dei suggerimenti. Gli stessi comandi sono accessibili anche dalla scheda file, sezione feedback, e vediamo che troviamo esattamente le stesse opzioni. Cliccando su uno di questi comandi sarà possibile inserire un messaggio, eventualmente includere uno screenshot, e nel caso vi suggerisco di includerlo sempre anche se non è significativo, perché i messaggi che includono uno screenshot vengono vagliati con precedenza da Microsoft, e poi si clicca con l'invio una volta eventualmente dato il consenso a essere ricontattati in merito alla problematica riscontrata. La seconda sezione della nostra interfaccia è rappresentata dalla cosiddetta barra multifunzione, che contiene tutti i comandi di Excel suddivisi in schede. Il nome della scheda dovrebbe aiutare l'utente ad individuare in modo intuitivo il comando di cui necessita. La barra multifunzione è stata introdotta dalla versione 2007 di Excel e ha rappresentato una vera e propria rivoluzione dell'interfaccia e ha sostituito quelli che erano i menu a tendina. Una caratteristica della barra multifunzione è quella appunto di raggruppare i comandi in schede, e le schede sono suddivise in gruppi. Ad esempio nella scheda home troviamo il gruppo appunti, carattere, allineamento e così via. All'interno di ogni gruppo troviamo dei comandi che sono accomunati appunto da caratteristiche comuni. In determinati casi è possibile accedere a un menu di dettaglio con ulteriori comandi cliccando su questa piccola freccia in basso a destra. Si aprirà una finestra di dialogo che permette appunto di accedere a tutti i comandi di quella specifica funzionalità. La barra multifunzione è caratterizzata da una dinamicità, ossia i comandi non sono tutti presenti, ma sono visualizzabili solo quei comandi che possono essere utilizzati in questo particolare momento. Ad esempio, se selezioniamo un grafico, compariranno delle schede, si chiamano schede contestuali, il cui nome può variare da versione a versione, che contengono i comandi che possono essere applicati a quello specifico oggetto. Stessa cosa, ad esempio, succede se selezioniamo una tabella, comparirà la scheda struttura tabella. La barra multifunzione, così come la barra di accesso rapido, possono essere oggetto di personalizzazione, ossia possiamo inserire dei nuovi comandi e delle nuove schede e dei nuovi gruppi, ma ritorneremo su questo tra poco. Adesso andiamo a vedere quella che è la terza sezione della nostra interfaccia, che è la barra della formula. In questa sezione troviamo la casella nome, che presenta il nome della cella attiva, ossia della cella su cui si è posizionati all'interno del foglio di lavoro. Le celle all'interno del foglio di lavoro sono sempre definite in base a un crittogramma che è dato dal nome della colonna e dal nome della riga, in questo caso C7.
Se seleziono un'altra cella, vediamo che all'interno della casella nome verrà riportato il crittogramma della cella selezionata, in questo caso F7. Nella casella nome potranno essere presenti anche eventuali nomi definiti per definire celle e o intervalli o altri oggetti all'interno del foglio di lavoro. Ma ci ritorneremo nella prossima unità, in cui appunto impareremo come andare ad attribuire un nome a un intervallo o a una cella. La barra della formula permette di visualizzare il contenuto di una cella. In questo caso ho selezionato una cella vuota e quindi la barra della formula risulterà vuota, ma nel caso in cui selezionassi una cella che contiene dei valori, verranno visualizzati i valori o eventualmente le formule contenute all'interno appunto di quella particolare cella. All'interno del foglio di lavoro visualizzerò il risultato di un'eventuale formula, in questo caso 54.740. All'interno della barra della formula visualizzerò la formula. La casella nome e conseguentemente la barra della formula possono essere ridimensionati agendo su questi tre puntini, allargando appunto la casella nome o eventualmente riducendola. In determinati casi può succedere che il contenuto di una formula non sia completamente visualizzabile all'interno della barra della formula. Questo succede quando il numero di caratteri eccede l'estensione della barra e quindi va a capo. Per visualizzare l'intero contenuto possiamo cliccare su questo comando espandi barra della formula, rappresentato da questa freccia sulla destra che permette di aprire la barra della formula, e eventualmente possiamo agire sul bordo inferiore aumentando o diminuendo il numero di righe visualizzabili. Nel momento in cui vogliamo uscire da questa visualizzazione sarà sufficiente cliccare nuovamente sulla freccia e attivare il comando comprimi barra della formula e verrà visualizzata solo la prima riga. La quarta sezione della nostra interfaccia è costituita dal foglio di lavoro, che contiene i dati, le formule e le informazioni che tratteremo all'interno della nostra cartella di lavoro di Excel. Ovviamente noi non visualizziamo tutto il foglio di lavoro, ma solo una porzione. Il foglio di lavoro è costituito da 16.384 colonne, arriviamo quindi alla colonna XFD, e da 1.048.576 righe. In totale, quindi all'interno del foglio di lavoro, abbiamo 17.179.869.184 celle. E all'interno di una cartella di lavoro di Excel possono essere contenuti più fogli di lavoro. Di fatto non esiste un limite al numero di fogli di lavoro inseribili all'interno di una cartella di lavoro di Excel, l'unico limite è rappresentato dalla memoria del vostro hardware, del vostro computer. I diversi fogli di lavoro compresi all'interno della cartella sono rappresentati da queste linguette che troviamo nella parte bassa di questa sezione. È possibile aggiungere nuovi fogli di lavoro. Quando il numero di fogli eccede la parte visualizzabile, ci si potrà spostare con queste frecce. Per spostarsi subito all'inizio o alla fine dei fogli di lavoro sarà sufficiente cliccare la freccia tenendo premuto CTRL. Se si intende andare a selezionare un foglio specifico, volendolo selezionare da un elenco, è sufficiente cliccare col pulsante destro del mouse sopra le frecce, comparirà questa piccola finestra con l'elenco di tutti i fogli e sarà sufficiente selezionarlo e dare OK per spostarsi su quel foglio. Sempre in questa sezione dell'interfaccia troviamo le cosiddette barre di scorrimento che ci permettono di scorrere la porzione che visualizziamo del foglio. Anche la barra di scorrimento orizzontale, così come abbiamo visto per la barra della formula, può essere ridimensionata aumentando o diminuendone la dimensione. Di default, quando viene creata una cartella di lavoro nuova, viene creata con un solo foglio di lavoro. Questo però dipende dalla versione di Excel che avete. A seconda delle versioni, in alcuni casi viene creata con 3 fogli di lavoro, in alcuni casi anche con 5. Il numero di fogli di lavoro da includere in una cartella nuova di Excel può essere comunque scelta dall'utente. In generale, se vogliamo modificare qualsiasi delle impostazioni di default dell'applicativo, il posto dove andare a cercare se quell'opzione è modificabile è File, Opzioni. Questa finestra di dialogo permette di gestire le opzioni del programma.
Nella scheda generale troviamo tra i diversi comandi la sezione alla creazione di nuove cartelle di lavoro, numeri, fogli da includere. 1. Ad esempio, se seleziono 3 e do l'ok, nel momento in cui andrò a creare una nuova cartella di lavoro, vedete che viene ricreata con 3 fogli. In generale è bene ricordarsi che se esiste un'opzione modificabile a livello di funzionamento generale del programma, la possibilità di modificarla la troviamo sempre in questa finestra di dialogo opzioni che troviamo nella scheda file. I diversi comandi sono suddivisi in schede, generale, formule, dati e così via. In questo caso abbiamo utilizzato i comandi della scheda generale modificando il numero di fogli da includere, ma volendo avremmo potuto anche modificare il carattere che viene proposto nelle nuove cartelle di lavoro, la dimensione del carattere e così via. Nella parte bassa della nostra finestra troviamo la barra di stato, che è la quinta e ultima sezione. All'interno della barra di stato troviamo delle informazioni che possono essere visualizzate dall'utente e alcuni comandi. I contenuti della barra di stato possono cambiare da default a default di versione in versione, ma sono modificabili e personalizzabili dall'utente semplicemente cliccando col pulsante destro del mouse. Ogni opzione flaggata verrà visualizzata all'interno della barra di stato, a seconda appunto che sia visualizzabile o meno. In questo caso vediamo che viene visualizzata la modalità cella, che permette di distinguere lo stato della cella selezionata, e abbiamo 4 possibili casistiche: pronto, invio, appuntamento e modifica. Inoltre viene visualizzato il pulsante che attiva il registratore delle macro e le informazioni relative alla verifica accessibilità, che rende il documento accessibile a persone con disabilità. Nel caso in cui non volessi verificare questa opzione, sarà sufficiente deselezionarla dall'elenco e vedete che non comparirà più all'interno della barra di stato. Inoltre sulla parte destra troviamo dei comandi che permettono di modificare la visualizzazione del documento. È selezionata di default la visualizzazione normale, posso passare al layout di pagina, che suddivide il documento nelle pagine in cui poi verranno stampate, oppure all'anteprima di stampa. Ritorno alla visualizzazione normale, nella parte destra troviamo i comandi di zoom che permettono di aumentare o diminuire la porzione visualizzata del foglio. Possiamo agire su questi pulsanti più e meno, riducendo o ampliando la percentuale di zoom, che comunque può variare da 10% a 400%, perciò lo zoom massimo è appunto 400, lo zoom minimo 10%. Possiamo anche modificare lo zoom cliccando sulla percentuale e impostandolo selezionando una di queste percentuali o impostando una percentuale in modo manuale. Ma il modo più semplice per gestire lo zoom all'interno della cartella di lavoro è quella di selezionare una cella e utilizzare la rotella del mouse premendo CTRL. In questo modo potrà essere aumentato o diminuito lo zoom senza dover agire sulle singole percentuali. Se selezioniamo delle celle che contengono dei numeri o che comunque contengono dei valori, vedete che compaiono dei dati statistici. Solitamente viene inserita la media, il conteggio, ossia il numero di celle che contiene un valore, il valore minimo, il valore massimo e la somma. Questi calcoli possono essere modificati, aggiunti o eliminati sempre facendo clic col pulsante destro del mouse sulla barra di stato e andando a scegliere i calcoli che vogliamo che vengano visualizzati. Ad esempio, se volessi aggiungere il conteggio dei dati numerici, lo seleziono e vediamo che in questo caso, oltre al conteggio delle celle selezionate, mi restituisce anche il conteggio delle celle che contengono dei numeri, 4 in questo caso. E con questo abbiamo concluso la nostra panoramica dell'interfaccia di Excel, svelando già alcuni comandi, funzionalità, trucchi e segreti che ci potranno tornare molto utili nell'utilizzo quotidiano dello strumento. Abbiamo detto però che alcuni di questi elementi, nello specifico la barra multifunzione e la barra d'accesso rapido, possono essere oggetto di personalizzazione, ossia l'utente può decidere di andare a includere in questi oggetti i comandi che utilizza più spesso. Questa possibilità di personalizzazione non è tipica solo di Excel, ma accomuna tutti i programmi del pacchetto Office, perciò è possibile farla anche in Word, PowerPoint, Outlook e gli altri programmi appunto del pacchetto. Per personalizzare uno di questi due oggetti,
oggetti sarà sufficiente cliccare col pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare il comando personalizza. Perciò nel caso della barra d'accesso rapido, personalizza barra d'accesso rapido, nel caso della barra multifunzione, personalizza barra multifunzione. Cliccando su questo comando si viene automaticamente portati all'interno della finestra di dialogo delle opzioni di Excel. Abbiamo due voci del menu distinte, una per la barra multifunzione e l'altra per la barra d'accesso rapido. Il funzionamento è molto simile, incominciamo con la barra d'accesso rapido. Sulla parte sinistra troviamo l'elenco dei comandi di Excel, in questo caso troviamo i comandi più utilizzati, ma possiamo anche selezionare tutti i comandi. In questo modo verranno visualizzati tutti i comandi dell'applicativo in ordine alfabetico. Sulla parte destra invece troviamo i comandi che sono presenti all'interno della barra d'accesso rapido. Se vogliamo eliminare dei comandi perché non ci interessa che siano visualizzati, ad esempio salvataggio automatico non ci interessa, possiamo selezionarlo e rimuoverlo. Se invece vogliamo aggiungere dei comandi, sarà sufficiente selezionare il comando dalla lista e cliccare su aggiungi. Un comando che secondo me è fondamentale andare ad aggiungere nella barra d'accesso rapido perché velocizza molto il lavoro è la stampa immediata, che può servire appunto nel caso in cui volessimo stampare il documento corrente senza doverci spostare nella scheda file e definire le impostazioni di stampa. Seguendo l'ordine alfabetico andiamo alla S, stampa immediata, individuiamo il comando e clicchiamo su aggiungi. Possiamo anche modificare l'ordine dei comandi in modo che vengano visualizzati nella barra di accesso rapido nell'ordine che desideriamo. Dando l'ok, vediamo che la nostra barra d'accesso rapido è stata personalizzata secondo la nostra selezione. Stessa cosa vale per la barra multifunzione. Il procedimento è leggermente più complesso perché non possiamo andare ad aggiungere o eliminare comandi da quelle che sono le schede preconfigurate. Sarà sufficiente cliccare su Nuova scheda e verrà inserita appunto una nuova scheda personalizzata a cui potremo attribuire un nome. Selezioniamo la scheda, andiamo su Rinomina e in questo caso la andrò a chiamare Xcamp. Dando l'ok avremo una scheda appunto con il nome che abbiamo definito. La scheda viene definita con un gruppo, ma possiamo decidere di aggiungere dei nuovi gruppi. Anche i gruppi possono essere rinominati. Una volta impostata la struttura della nostra scheda, sarà sufficiente selezionare il gruppo in cui vogliamo far confluire il comando e dalla sezione sinistra selezionare il comando e cliccare su aggiungi. E una volta terminata la nostra personalizzazione, diamo ok e vediamo che è stata aggiunta una nuova scheda Xcamp con i due gruppi e i comandi che abbiamo inserito. Per ripristinare le impostazioni di default sarà sufficiente andare sempre in personalizza barra multifunzione e cliccare su reimposta. Reimpostando tutte le personalizzazioni verranno cancellate le personalizzazioni sia della barra multifunzione sia della barra di accesso rapido. Le personalizzazioni inoltre possono essere importate ed esportate. Cosa significa? Cliccando su questo pulsante, cliccando su Export, si va a creare un file che potrà essere salvato all'interno del nostro computer che riporterà tutte le personalizzazioni che abbiamo definito. Questa è un'opzione utile se vogliamo ripristinare le nostre schede personalizzate su più computer o se vogliamo passare la nostra personalizzazione al collega. Se vogliamo invece importare personalizzazioni da un file estratto da un altro computer, il mio suggerimento onde evitare dei conflitti è quello prima di reimpostare tutte le impostazioni di default. Poi cliccare su Importa file, selezionare il file da importare e cliccare su Apri. Ci chiederà conferma di sovrascrivere le personalizzazioni, rispondiamo sì, dando ok, vedrete che ho importato tutta una serie di personalizzazioni sia dalla barra di accesso rapido sia una scheda Xcamp che riporta un pochino di comandi che ci serviranno più avanti. Conoscere l'interfaccia è importante per trovare i comandi che ci servono. L'applicativo è pensato per essere intuitivo, quindi non occorre memorizzare tutti i comandi, ma comprenderne le logiche per potersi orientare e individuare il comando che ci serve a seconda del momento. Inoltre abbiamo visto come è possibile personalizzare la barra multifunzione e la barra d'accesso rapido,
che ci consente quindi di avere a portata di clic i nostri comandi preferiti. Adesso passiamo a vedere come Excel considera i dati che inseriamo all'interno del foglio di lavoro. Numeri, date, testi. La formattazione diventa fondamentale. Condividere delle regole di formattazione delle celle anche attraverso l'utilizzo degli stili cella ci permette di rendere più efficiente il nostro lavoro, soprattutto se lo dobbiamo condividere con altri. Per inserire dei dati all'interno del foglio di lavoro è sufficiente selezionare la cella in cui vogliamo inserire dei dati e incominciare a digitare. In questo caso inseriamo il titolo del nostro report. Una volta finito l'inserimento sarà sufficiente premere invio per spostarsi nella cella subito sotto e potremo ricominciare a digitare. Per passare alla cella subito a destra al posto di premere invio premiamo Tab. Una volta terminato l'inserimento dei dati di una riga, se abbiamo premuto tabulazione durante tutti i passaggi, dando invio, Excel ti riporterà alla prima cella della riga successiva per continuare l'inserimento dei dati. Man mano che inseriamo dei dati, Excel cerca di riconoscerne il formato. Esistono tre formati principali in Excel: i numeri, le date e il testo. Man mano che inseriamo dei numeri, Excel li riconosce come tane e gli attribuisce un formato numero. Se invece proviamo ad inserire una data, vediamo che Excel, se ne riconosce il formato, gli attribuisce un formato data. Anche se la data viene scritta in modo leggermente diverso, in questo caso con i trattini e non con gli slash, se Excel riesce a ricondurlo a un formato data premendo invio, vedete che lo converte in data. Se invece il formato attribuito è completamente diverso, in questo caso scriviamo 10 gen, vediamo che lo converte comunque in data attribuendogli un formato che si avvicina il più possibile a quello che abbiamo digitato. In determinati casi è possibile che vogliamo inserire dei numeri che però vengano, si dice, salvati come testo. È il caso ad esempio del codice cliente. Se io inserisco 001 e do invio, Excel lo cerca di convertire in numero ed elimina gli 0 iniziali. Questo in determinati casi potrebbe rappresentare un problema. Questo vale per i codici, per le partite IVA, per i codici di avviamento postale. Per mantenere gli zeri all'inizio occorre che il numero venga salvato come testo e si può procedere in due modi: o inserendo un apice all'inizio e digitando il numero 001. In questo modo l'apice definisce che il contenuto della cella è testo e perciò Excel non andrà a convertire il numero in testo. Oppure attribuendo un formato testo e poi digitando direttamente il numero senza farlo precedere dall'apice. Anche in questo caso il numero viene salvato come testo e gli zeri non vengono eliminati. In generale anche l'allineamento del contenuto delle celle a sinistra o a destra ci può far capire se il contenuto è numero, data o testo. Il testo è sempre allineato di default sulla sinistra. I numeri e le date sono sempre allineate di default sulla destra. Quindi, se volessi salvare una data come testo, difficile che capiti, ma potrebbe succedere, posso far precedere la data da un apice. E vedete che in questo caso il formato ricorda quello della data, ma notiamo che il contenuto rimane allineato sulla sinistra e quindi riconosciamo che si tratta di testo. In generale, le date in Excel esistono dal 1 gennaio 1900, tant'è che se io scrivo 1 gennaio 1900 lo riconosce come data, ma se scrivo 31 dicembre 1899 vedete che rimane allineato sulla sinistra. Per Excel questo è un testo, non è una data. In Excel non esistono date anteriori al 1 gennaio 1900, ma ritorneremo su questo argomento più avanti quando vorremo fare dei calcoli con le date. Continuiamo con l'inserimento dei nostri dati. Inseriamo il terzo codice cliente.
notiamo che nel momento in cui un numero viene salvato come testo, compare questo triangolino verde. Il triangolino verde segnala potenziali errori all'interno del foglio di lavoro. Per Excel, un numero salvato come testo è un'anomalia e quindi ce lo segnala come potenziale errore. Se selezioniamo le celle, compare questo tag che appunto definisce la tipologia d'errore. In questo caso, numero memorizzato come testo. Possiamo dire di ignorare l'errore oppure di convertire il numero. Se seleziono convertire in numero, tutte le celle verranno automaticamente convertite in numero. Ma non è quello che desideravo fare. In Excel è sempre, o meglio, quasi sempre, possibile tornare indietro, ossia annullare le ultime operazioni effettuate. Lo si può fare o selezionando la freccia indietro, annulla ultima operazione, nella barra di accesso rapido, oppure premendo Ctrl+Z. Ctrl+Z è una scorciatoia di tastiera utilissima che utilizzeremo molto spesso, che permette di annullare le ultime operazioni effettuate in sequenza. Nel caso in cui annulliamo troppe operazioni e vogliamo ripristinare alcune delle operazioni annullate, possiamo utilizzare la freccia in avanti, il ripristina. Questo ci permette di annullare l'annullamento. La scorciatoia di tastiera è Ctrl+Y. Vedete che in questo caso ho ripristinato le ultime operazioni annullate. Continuiamo ad alimentare il nostro database. Inseriamo i clienti e gli importi. In Excel è anche possibile alimentare con lo stesso valore contemporaneamente più celle. Sarà sufficiente selezionare l'intervallo in cui vogliamo inserire il valore, digitare il dato e al posto di dare invio premere Ctrl+Invio. Verrà inserito lo stesso valore all'interno di tutte le celle. Questo vale sia in un intervallo di celle consecutivo, ma se selezioniamo più celle non contigue, utilizzando il mouse e tenendo premuto Ctrl, inserendo dei dati, in questo caso del testo, tenendo premuto Ctrl, vedete che viene inserito all'interno di tutte le celle. Per tornare indietro utilizziamo Ctrl+Z. Per modificare un dato inserito all'interno di una cella è sufficiente selezionare la cella, poi si può agire in diversi modi, o direttamente all'interno della barra della formula, posizionandosi con il mouse, spostandosi in corrispondenza del dato che si vuole modificare, modificarlo. Notiamo che la cella è andata in modalità modifica. Premendo invio, la modifica verrà recepita. Nel caso in cui invece si decida di non effettuare la modifica, è sufficiente premere il pulsante ESC e la modifica non verrà recepita. Un secondo modo è selezionare la cella e premere F2. In questo caso si entrerà in modalità modifica ma direttamente all'interno della cella e potremo procedere a modificare il dato. Dando invio, la modifica verrà recepita. Un terzo modo è semplicemente fare doppio clic sulla cella, andremo direttamente in modalità modifica all'interno della cella e potremmo correggere il dato. Una volta inseriti i nostri dati dovremmo andarne a curare la formattazione, perché nella quotidianità la forma è importante tanto quanto la sostanza e quindi diventa fondamentale riuscire a presentare i nostri dati nel modo più corretto e leggibile possibile. Le impostazioni di formattazione in Excel le troviamo all'interno della scheda Home raggruppati in gruppi, il gruppo carattere, il gruppo allineamento e il gruppo numeri. Agendo su questi comandi è possibile modificare la formattazione di una singola cella, di più celle in contemporanea o addirittura di una parte del contenuto di una cella. Per modificare la formattazione di un gruppo di celle, nel nostro caso le intestazioni delle colonne, le dobbiamo selezionare e poi andare ad agire su questi comandi. Nel gruppo carattere potremmo decidere di applicare il grassetto, il corsivo o il sottolineato, oppure andare ad eliminarli nel caso in cui siano già stati applicati. Possiamo applicare dei bordi alle celle. È importante sapere che la griglia che viene visualizzata in Excel non verrà stampata. Se vogliamo che i bordi delle celle vengano stampati, occorrerà applicare un bordo.
In questo caso vado ad applicare un bordo spesso. Inoltre possiamo modificare il colore dello sfondo della cella, potremmo selezionare questo azzurro, e il colore del testo del carattere. Sarà anche possibile modificare il font applicato all'interno della cella, scegliendo tra decine di font disponibili. Se conosciamo il nome, possiamo incominciare a digitarlo, in questo caso ho digitato Tao per cercare il Taoma, e selezionarlo dall'elenco. Sarà inoltre possibile modificare la dimensione del carattere. La dimensione è espressa in punti tipografici. Possiamo selezionare una dimensione dall'elenco o addirittura specificare noi una dimensione specifica, in questo caso 8,5. È possibile agire sulla dimensione del testo spostandosi tra i punti predefiniti nell'elenco utilizzando queste icone che permettono di ingrandire o ridurre il testo delle celle selezionate. Il gruppo allineamento ci serve invece per gestire l'allineamento del contenuto della cella e va a sovrascrivere l'impostazione predefinita per cui il testo è allineato sulla sinistra, numeri e date sono allineati sulla destra. Possiamo scegliere di centrare il testo, di allinearlo sulla sinistra o allinearlo sulla destra. Inoltre, in caso di una cella con un'altezza più alta rispetto al testo, possiamo decidere come posizionare il testo, se centrato, nella parte alta o nella parte bassa. In questo caso vado a centrare sia in altezza che in larghezza. Inoltre sarà possibile scegliere come allineare il contenuto della cella rispetto alla cella stessa, scegliendo un'angolazione o mettere il testo in verticale piuttosto che ruotarlo dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Se si vuole ripristinare il senso orizzontale del testo, sarà sufficiente deselezionare l'opzione scelta. Esistono altri due comandi che possono essere utili in determinati casi. L'opzione testo a capo permette di andare a capo all'interno della cella. Vediamo che numero fattura e codice clienti in questo caso vengono disposti su due righe distinte. Se la colonna viene allargata, il testo non andrà a capo. Questo comando permette di adattare la capo del testo alla larghezza della colonna. Se desideriamo andare a capo indipendentemente dalla larghezza della colonna, è sufficiente entrare in modalità modifica all'interno della cella e nella posizione in cui desideriamo andare a capo premere Alt invio. In questo modo il testo andrà a capo indipendentemente dalla larghezza della colonna. È inoltre possibile unire e allineare al centro determinate celle. Lo possiamo fare sull'intestazione del nostro report, report fatture cliente. Se clicchiamo unisci e allinea al centro, viene effettuata un'unione delle celle. Adesso le celle da A1 a E1 sono un'unica cella. Questo permette di andare a centrare del testo. È una funzionalità che può risultare utile nella reportistica, ma può rendere complicata la costruzione di formule e la selezione. Nel senso, se io volessi selezionare la colonna C, vedete che non mi permette di andare a selezionare la singola colonna. Io preferibilmente cerco di evitare di unire al centro le celle, ma preferisco centrare il testo tra le colonne. Come si fa? Con CTRL-Z ripristino la situazione originale. Seleziono l'intero intervallo, vado tra le opzioni di dettaglio di allineamento e tra le opzioni di allineamento testo orizzontale seleziono allinea al centro nelle colonne. In questo modo il testo viene allineato tra le colonne, ma le celle risultano separate e risulterà molto più semplice costruire delle formule o selezionare aree del nostro intervallo. Come abbiamo visto, queste non sono altro che delle sintesi dei comandi più utilizzati. Cliccando sulla freccia in basso a destra si accede ad una finestra di dialogo che permette di accedere ad altre opzioni di formattazione. Ad esempio, tra le opzioni del carattere troviamo il barrato, l'apice, il pedice e tra le opzioni di allineamento troviamo appunto allinea al centro nelle colonne. Per accedere a questa finestra di dialogo, oltre che cliccare sul pulsantino del dettaglio, è sufficiente premere CTRL-1. Oltre alle schede allineamento e carattere, troviamo una scheda che ci permette di gestire in modo più dettagliato i bordi delle nostre celle, scegliendo un particolare stile e un colore da applicare.
Agendo su questi pulsanti potremmo decidere dove applicare lo stile al colore selezionato. Solo alla parte esterna, ai bordi interni alla selezione, oppure a specifici bordi che andremo a selezionare. Sarà inoltre possibile andare a applicare uno stile bordo barrato. Nella scheda riempimento invece possiamo selezionare il colore di sfondo della cella, così come all'interno del gruppo carattere, ma oltre a questo potremo selezionare un particolare motivo applicando uno specifico colore. La scheda protezione sarà rilevante in caso di protezione del foglio di lavoro e ci ritorneremo più avanti. Non ci rimane che guardare le impostazioni del formato numero. Il formato numero è gestito dal gruppo numeri all'interno della scheda home, in cui è possibile applicare dei formati specifici. Ad esempio, se abbiamo delle date, possiamo andare a scegliere se applicare la data in cifre oppure altri formati date, ad esempio la data estesa. In questo caso la data non è visualizzabile, ma allargando la colonna vediamo che viene riportato il nome del giorno e la data in formato esteso. La stessa cosa è possibile farla sui numeri. In questo caso possiamo applicare il formato stile separatore, che permette di inserire il separatore delle migliaia e due decimali dopo la virgola. Possiamo utilizzare i formati valuta o eventualmente il formato percentuale, nel caso in cui ci fossero delle percentuali. Agendo su questi due pulsanti è possibile aumentare o diminuire il numero di decimali visualizzati. Ricordiamoci però che si tratta sempre solo di un formato di visualizzazione. Se selezioniamo la cella, vediamo che all'interno della barra della formula è comunque contenuto il numero originario, che sarà quello che è tenuto in considerazione in caso di calcoli. Vediamo ad esempio se scriviamo 1,5 e 1,5 e facciamo la somma dei due numeri. Nel caso in cui andassimo a eliminare i numeri decimali, vediamo che 2 più 2 fa 3, perché Excel comunque continuerà a considerare il numero contenuto all'interno della barra della formula, indipendentemente da come viene visualizzato. Se vogliamo considerare il numero arrotondato, dovremmo utilizzare una funzione di arrotondamento, ma su questo ci ritorneremo più avanti. Come per gli altri gruppi di comandi, anche il gruppo numeri rappresenta solo una selezione dei principali formati applicabili. Se accediamo al menu di dettaglio, troviamo un elenco di numerosi formati che sono applicabili, dove nel formato numero possiamo scegliere se utilizzare separatore delle migliaia, indicare il numero di decimali e scegliere il formato per i numeri negativi. Tutti gli altri formati permettono di scegliere formati alternativi a seconda del tipo di dati. Abbiamo numero, valuta, contabilità, data, ora, percentuale e così via. Esiste anche una sezione di formato personalizzato in cui si può andare a creare il proprio formato personalizzato, ma su questo ci ritorneremo più avanti. Man mano che si applica un formato, nella sezione esempio viene visualizzato un formato di esempio applicato alla cella selezionata. Una volta scelto il formato da applicare, diamo l'ok. Nel momento in cui vogliamo andare a applicare lo stesso formato ad altre celle, sarà sufficiente cliccare sul comando copia formato e selezionare la cella a cui si vuole applicare quel formato. Se si vuole applicare il formato a più celle contemporaneamente, clicchiamo su copia formato e selezioniamo l'intervallo. Ogni volta che si clicca su copia formato, il comando permette di selezionare un intervallo o una cella alla volta e poi viene disabilitato. Nel caso in cui volessimo applicare il formato a più celle non consecutive, sarà sufficiente fare doppio clic su copia formato. Applicare il formato a tutte le celle che ci interessa applicare quel formato e premere Escape quando abbiamo finito di applicare i formati. Per applicare più velocemente determinati formati possiamo utilizzare il comando Stili Cella del gruppo Stili della scheda Home. All'interno di questo comando troviamo tutta una serie di formati preconfezionati. Sarà sufficiente selezionare uno dei formati per applicarlo alle celle selezionate. Troviamo valore valido, non valido, neutrale, utilizzando i colori del semaforo.
possiamo scegliere tra una serie di formati da applicare nell'ambito di modelli di simulazione di Excel per andare a contrassegnare con lo stesso formato celle che contengono informazioni simili, ad esempio celle che contengono dati di input, celle collegate, note. In questo modo, condividendo delle regole con tutto il gruppo di lavoro, sarà più facile leggere i modelli. Sarà inoltre possibile applicare degli stili titolo ai contenuti della cella o eventualmente applicare dei colori con diversi livelli di sfumatura. Semplicemente posizionandosi sul tipo di stile che vogliamo applicare, possiamo vedere una anteprima sulle celle selezionate. Oltre agli stili preconfezionati, è possibile applicare degli stili personalizzati. Occorre ovviamente applicare lo stile alla cella, in questo caso potrei colorare di giallo, inserire il grassetto e colorare il testo di rosso. Se questo stile voglio salvarlo tra gli stili applicabili all'interno della mia cartella di lavoro, vado in stili cella, nuovo stile cella. Le informazioni verranno acquisite dallo stile selezionato, quindi sarà sufficiente andare a inserire un nome. Nel nostro caso lo chiamiamo stile personalizzato. Se vogliamo applicare ancora delle modifiche, possiamo cliccare sul comando formato e agire sulle diverse schede e poi clicchiamo OK. All'interno degli stili cella comparirà un gruppo stili personalizzati che ci permetterà di applicare quello specifico stile ad altre celle. Gli stili vengono memorizzati all'interno della cartella di lavoro. È però possibile trasferirli da una cartella di lavoro a un'altra. Se apro una nuova cartella di lavoro, vediamo che se andiamo in stili cella, lo stile personalizzato non compare. Ma se vado su Unisci stili, potrò selezionare la cartella di origine in cui è presente lo stile personalizzato a patto che sia aperta contemporaneamente. Cliccando su OK, vediamo che lo stile personalizzato viene importato all'interno della nuova cartella di lavoro. Oltre a formattare celle o intervalli di celle, è possibile formattare anche parte del contenuto della cella. Occorrerà entrare in modalità modifica all'interno della cella, selezionare il testo che vogliamo formattare e comparirà questa finestra che ci permetterà di modificarne il formato in termini di colore, grassetto, corsivo, dimensione e eventualmente anche di font applicato. Questa modifica verrà riportata solo ed esclusivamente sul testo selezionato. Una volta apportata la formattazione desiderata alla porzione di testo, sarà sufficiente dare invio. Vedete che in questo caso abbiamo formattato solo la parola report. Nel momento in cui abbiamo applicato la formattazione ma non siamo soddisfatti e vogliamo ritornare, eliminare tutte le opzioni di formattazione applicate, sarà sufficiente selezionare l'area e andare nel gruppo modifica cancella e selezionare il comando cancella formati. Questo permette di eliminare i formati relativi a singole celle o intervalli di celle, riportando il tutto al formato originario. Vediamo anche che le date sono state riportate in un formato numerico. Occorrerà quindi andare a applicare i formati desiderati alle singole sezioni. Questo comando non agisce sul formato applicato a porzioni di testo. In questo caso occorrerà ripristinare il formato manualmente o semplicemente riscrivere il testo nella parte formattata correttamente. Allora, stiamo imparando cose nuove? Fate attenzione alle scorciatoie di tastiera. Ctrl-Z, Ctrl-Y, Ctrl-1. Sebbene all'inizio possano sembrare ostiche, vi assicuro che il loro utilizzo vi permette di risparmiare un sacco di tempo. Magari provate a sceglierne una e ad utilizzarla per una settimana. Vedrete che non ne potrete più fare a meno. Abbiamo visto come inserire i dati e gestirne la formattazione. La forma è importante tanto quanto la sostanza. Ritorneremo sulle opzioni di formattazione più avanti, nei prossimi livelli, perché Excel ci permette di fare cose straordinarie con strumenti ancora più avanzati come la formattazione condizionale e il formato numero personalizzato. L'area del foglio di lavoro che visualizziamo è solo una porzione.
È un po' come guardare l'oceano dall'oblò di una nave da crociera. Vediamo come spostarsi in modo veloce ed efficiente nel foglio di lavoro. Anche in questo caso potranno tornarci utili alcune scorciatoie di tastiera. I dati mostrati nella finestra principale sono solo una porzione del nostro foglio di lavoro. I dati possono eccedere questa porzione. Possiamo ridimensionare lo zoom per visualizzare più dati, ma per spostarci mantenendo la stessa dimensione possiamo utilizzare le barre di scorrimento, orizzontali e verticali. Il cursore della barra di scorrimento si riadatta alla dimensione dell'area contenente dei dati. Possiamo spostarci semplicemente cliccando sulle frecce e quindi spostandoci una riga alla volta, cliccando sulla parte grigia spostandoci una pagina alla volta o semplicemente selezionando un cursore e scorrendo i dati fino ad arrivare alla fine dei dati alimentati. Portandoci alla fine della barra di scorrimento non arriveremo alla fine del foglio, ma alla fine dei dati inseriti all'interno del foglio di lavoro. Questo significa che sotto la riga 495 non sono presenti altri dati. Un altro modo per spostarsi all'interno del foglio è utilizzare i pulsanti pagina in giù o pagina in su, oppure semplicemente le frecce. Per scorrere il foglio possiamo anche utilizzare la rotella del mouse, verso il basso e verso l'alto. Per spostarsi da un foglio all'altro è sufficiente cliccare sulla linguetta del foglio che vogliamo visualizzare, oppure tenere premuto CTRL e utilizzare pagina in giù e pagina in su per spostarsi in fogli attigui. All'interno di un intervallo con dei dati alimentati è possibile spostarsi velocemente agli estremi di questo intervallo utilizzando alcune scorciatoie di tastiera che combinano l'utilizzo del tasto CTRL alle frecce. A destra ci si sposterà sull'ultima colonna alimentata, CTRL freccia in basso all'ultima cella in basso, CTRL freccia a sinistra all'ultima cella a sinistra, CTRL freccia in alto ci si sposterà alla prima cella alimentata in alto. Tenendo premuto CTRL e SHIFT insieme, oltre a spostarsi si procederà anche alla selezione. Freccia destra, seleziono tutta la prima riga, freccia in giù, seleziono tutto l'intervallo. La maggior parte dei comandi in Excel è raggiungibile mediante una scorciatoia di tastiera. Ne abbiamo già viste molte, CTRL-Z per recuperare il comando annulla ultima operazione, CTRL-Y per ripetere l'ultima operazione. In generale tutti i comandi presenti sulla barra multifunzione sono raggiungibili mediante la tastiera, o attraverso una combinazione predeterminata che è visualizzabile, ad esempio selezionando il comando nella linguetta di descrizione, oppure semplicemente premendo Alt e compariranno delle lettere che ci permetteranno di selezionare, in questo caso, le schede attraverso l'utilizzo della tastiera. Ad esempio, per selezionare la scheda Home premerò H. E poi compariranno altre lettere per selezionare i singoli comandi. Per andare a selezionare la formattazione condizionale, ad esempio, sarà sufficiente premere E o. Si aprirà il menu, a questo punto posso continuare con la digitazione delle lettere oppure spostarmi con le frecce e selezionare il comando che desidero applicare. Una volta posizionato sul comando che desidero applicare, sarà sufficiente premere invio e il comando verrà eseguito. Bene, abbiamo visto come spostarci nell'area contenente i dati del foglio di lavoro. Attenzione, le scorciatoie di tastiera CTRL freccia permettono di muoversi agli estremi dell'area, ma se ci sono delle celle vuote nel mezzo ci si fermerà prima. Sarà quindi necessario utilizzare la scorciatoia più volte. Adesso facciamo una pausa. Questo livello continua nel prossimo video e vedremo come lavorare con righe, colonne e fogli della cartella.